Buongiorno a tutti. È toccato a me esordire con le pillole in cui cerchiamo di smontare le bufale che si sentono quotidianamente nel dibattito economico. La prima che vogliamo affrontare è quella relativa alle colpe, a chi attribuire le colpe della procedura di infrazione cui l'Italia sta andando incontro da parte della Commissione. Come avevamo previsto durante il video, durante la chiacchierata insieme agli altri amici, il fatto che la Commissione abbia indicato nella infrazione della regola del debito per gli anni 2016-2017 ha dato la possibilità ad esponenti del governo, mi riferisco in particolare alla Vice Ministra Castelli, e anche ad alcuni giornali che sono apertamente schierati a favore di questo governo, sia da parte di destra che da parte di sinistra, quindi Il Tempo, Il Fatto Quotidiano, Libero e altre testate online anche, di dire la colpa di questa procedura di infrazione è ascrivibile sostanzialmente ai governi 2016-2017 perché avevano sforato quella regola. Allora, ad una lettura superficiale questo può anche apparire contenente un senso. In realtà non è così e la Commissione nel suo report lo dice abbastanza chiaramente, tanto è vero che Gianluca Guadagnone sottolineava come questo report sia assolutamente incontrovertibile e sia scritto molto bene in modo molto analitico. Spieghiamo per quale motivo. La colpa invece è tutta quanta del governo Lega 5 Stelle. Allora, la Commissione europea dice, è vero, che la procedura di infrazione deriva dai debiti accumulati dal rapporto debito-PIL 2016-2017, ma dice anche che in forza di alcuni fattori rilevanti che erano stati spiegati e che erano effettivamente presenti, erano stati spiegati dal ministro Padoan e accettati dalla Commissione. All'epoca la procedura non era scattata, non c'erano le condizioni perché scattasse. Quali erano questi fattori rilevanti? Fattori rilevanti erano innanzitutto un quadro macroeconomico favorevole, perché all'epoca diciamo, l'economia tirava, il ciclo era favorevole, c'erano gli indicatori erano tutti quanti in miglioramento. Se andiamo a vedere gli indicatori che riguardano l'Italia, il ciclo espansivo aveva ad esempio migliorato il numero degli occupati, la percentuale degli occupati, percentuale di disoccupazione, l'abbiamo visto all'inizio di quest'anno, era scesa sotto il 10%. Il secondo fattore rilevante era che, nonostante quel governo, i governi Renzi e Gentiloni, avessero non avessero sfruttato bene l'occasione di questo ciclo macroeconomico, comunque avevano ricondotto, stavano riconducendo i conti pubblici verso quegli aggiustamenti che erano previsti dal Fiscal Compact. Adesso faccio una piccola parentesi prima di parlare del terzo fattore rilevante. Fiscal Compact entra in vigore il 1 gennaio 2013, l'abbiamo firmato nel 2012. Venivamo dalle crisi del debito, dalle crisi dei debiti sovrani. Che cosa si fece all'epoca in ambito Unione Europea? Si decise che gli Stati membri, 28 Stati membri, avrebbero adottato delle regole per contenere il deficit strutturale, che è quello che poi alimenta in buona sostanza il rapporto debito-PIL. La regola, in particolare quella sul deficit strutturale, prevede che il deficit strutturale non debba superare lo 0,5% rispetto al PIL per quei paesi che hanno un rapporto debito-PIL superiore al 60%. Quelli che sono invece in linea, sono al 60%, possono sforare anche dell'1%. È evidente che l'Italia si trova nella prima condizione. L'Italia si trova ad avere un debito superiore al 130% e se ricordate, quando fu firmato il Fiscal Compact, quando andò in vigore il Fiscal Compact, ci fu la reazione abbastanza scomposta da parte dei cosiddetti sovranisti,
che paventavano una riduzione della spesa pubblica, un abbattimento feroce e violento della spesa pubblica per 45 miliardi d'anni. Noi dicevamo, noi altri dicevamo che non era così, infatti non è stato così. Per quale motivo non è stato così? Non è stato così perché all'interno di queste regole è possibile rendere queste regole più flessibili, ed è stato fatto per l'Italia come per altri paesi, perché quello che importa è la tendenza alla riduzione del deficit strutturale e la tendenza alla riduzione del rapporto debito-PIL. Padoan in particolare aveva contrattato con la Commissione europea uno spostamento in avanti della riduzione del deficit strutturale, che infatti era previsto allo 0,8 per quest'anno, 0,5 per l'anno prossimo, 0,3 per il 2020. Il pareggio strutturale di bilancio vero e proprio sarebbe arrivato nel 2021. Pareggio strutturale di bilancio, vi ricordo, che è sancito anche in Costituzione, articolo 81. Quindi il percorso di rientro, l'aggiustamento, come si dice in gergo, era in atto. I governi Renzi e Gentiloni avevano fatto questo aggiustamento. Il terzo fattore rilevante che aveva consentito questa situazione erano le riforme strutturali, ovvero la Commissione riteneva che le riforme strutturali del lavoro piuttosto che delle pensioni fossero un fattore rilevante per il contenimento del rapporto debito-PIL e per la tenuta sotto controllo dei conti pubblici. Che cosa fa invece il governo Lega 5 Stelle? Fa saltare il tacco. Il governo Lega 5 Stelle annuncia delle misure che fanno saltare le riforme strutturali, penso alla Fornero. Fa più spesa pubblica, ed è spesa pubblica corrente, non è spesa pubblica per investimenti. Sbaglia l'aggiustamento dei conti perché il deficit strutturale passa dallo 0,8 che era previsto all'1,5%. Tanto è vero che nei conti della Commissione il debito pubblico non diminuisce, mentre Tria dice che arriverà al 126% il rapporto debito-PIL nel 2021, secondo la Commissione il rapporto debito-PIL rimane al 131%. Cosa significa questo? Significa che c'è effettivamente quella deviazione dal percorso di aggiustamento, che è un obbligo perché abbiamo firmato dei patti con i nostri partner europei. C'è questa deviazione e quindi, essendo noi già in una condizione di sovraindebitamento, non si possono non applicare delle misure correttive e applicare una sanzione. Ora vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà, perché alle prime reazioni abbastanza violente, abbastanza piccate degli esponenti del governo, sembra che sia seguito un cambiamento di rotta. Parole più concilianti da parte di Conte, parole più concilianti da parte di Tria, parole più concilianti anche da parte di Di Maio, sembra, dalle ultime notizie. L'unico che rimane fermo sulle sue posizioni muscolari, molto violente e di scontro, appare in questo momento Salvini. Tuttavia, la cosa importante è che la responsabilità dell'avvio della procedura di infrazione, che sarà una procedura lunga, è senza ombra di dubbio attribuibile alle scelte di politica economica che sono contenute nella nota di aggiornamento al DEF e nella legge di bilancio che è stata presentata, nel DPB che è stato presentato. Senza se e senza ma, senza ombra di dubbio. È inutile dire che eravamo sovraindebitati nel 2016 e nel 2017. Quello che conta ai fini della valutazione è che quel percorso di riduzione del debito e di riduzione dell'indebitamento strutturale è stato cancellato dal governo Lega 5 Stelle. Bene, vi ringrazio e vi saluto e alla prossima pillola. Buona giornata.